Mi sentite? Sì. Vabbè, allora, buonasera a tutte e tutti. Volendo c'è anche il microfono, però non so se poi fa casino con l'audio da casa. Ci Mi sente? sentite, no? Sì. Vabbè, allora, buonasera a tutte e tutti. Grazie per l'invito. È un piacere essere qui, soprattutto dopo le belle presentazioni di stamattina. La società è un ambiente che accoglie, è molto, molto interessante, molto stimolante, quindi spero di essere all'altezza del compito. E cercherò di presentarvi un po' un tema particolare delle mie ricerche, che è quello del rapporto tra Spinoza e Asdai Kreskaz, rispetto al concetto di infinito attuale. Prima di iniziare, mi fa piacere unirmi al saluto, al cordoglio con cui abbiamo iniziato stamattina rispetto alla scomparsa di Toni Negri, che diciamo anche rispetto a questo tema dell'infinito e dell'infinito attuale nell'etica è stato, anche per quanto mi riguarda, per le mie ricerche, uno dei punti di riferimento, oltre che anche per altre cose della vita. Rispetto alle due relazioni di stamattina, mi sono trovato anche a, diciamo, mi piacerebbe anche legare a quello che è stato detto, perché ad esempio rispetto a Francesca, che avevamo già iniziato a parlare un po' a margine della questione della proporzione tra finito e infinito, che tratterò, avevo già intenzione di trattare, che quindi mi piacerebbe mettere in gioco, in causa, anche perché diciamo, in questo gioco di relazioni anche tra di noi qui può essere interessante. E rispetto a Marta, invece, diciamo, tutto questo intervento si basa su una citazione alla fine. E quindi sul discorso del rapporto tra Spinoza e i suoi interlocutori, che almeno chiama in causa esplicitamente la figura di Rab Gazdai, o Gazdai Kreskaz, nella lettera 12, è uno dei pochi esempi che testimoniano una lettura da parte di Spinoza del filosofo medievale. Avevo preparato delle slide, ma meglio non poterle presentare, perché ormai le slide nel mondo accademico contemporaneo sono diventate come la capsicina, come il piccante, diciamo, in parole povere. Cioè, che esaltano un contenuto oppure lo nascondono completamente, quindi diciamo non corriamo il rischio di mettere il piccante delle slide e diciamo facciamo un po' di filosofia alla vecchia maniera. Mi fa molto piacere anche da questo punto di vista. Detto questo, comincio con una nota personale sulle mie ricerche, cioè che nascono grazie al ritrovamento, non da parte mia, ma diciamo dalla scoperta di questo manoscritto inedito di Georg Cantor, un matematico del XIX secolo, uno dei più importanti forse della storia, fondatore della teoria degli insiemi e coniatore del termine transfinito e degli insiemi transfiniti. Questo manoscritto, risalente al semestre invernale 1870-1871, custodito ancora oggi alla biblioteca dell'Università di Göttingen, su cui hanno lavorato unicamente, pressoché unicamente, Paolo Bussotti e Christian Tapp, due studiosi, nel 2009 con un articolo, e questo manoscritto praticamente è ancora inedito e a parte questo breve articolo non ci si è mai lavorato. Questo manoscritto testimonia sostanzialmente la lettura da parte di Cantor dell'Etica di Spinoza prima della fondazione della teoria degli insiemi. Dopodiché il nome di Spinoza ritorna nella teoria cantoriana lungo tutta l'opera, lungo tutti i Grundlagen, tutti i fondamenti, nell'83, eccetera. E Spinoza è per Cantor l'interlocutore principale per la scoperta della possibilità di un infinito attuale che sta a metà tra il finito e l'infinito assoluto. Cantor poi non risparmia Spinoza dalle critiche rispetto alla questione del numero, della possibilità, e oggi non parlerò di questo, però dal ritrovamento di questo manoscritto, diciamo, che testimonia, così come anche da parte della lettura di Hegel, della lettera 12, della lettura di Leibniz, della lettera 12, diciamo, ecco, vorrei partire dal fatto che Spinoza rappresenta il passaggio fondamentale dalla concezione dell'infinito aristotelica a quella di Georg Cantor, della matematica contemporanea o comunque in generale della filosofia hegeliana e post-hegeliana. Ora, perché la cosa interessante è chiederci, soprattutto perché siamo qui, perché Spinoza rappresenta questo tassello, cosa veramente si trova in Spinoza di eccezionale rispetto alla tradizione da cui viene, quali sono i passaggi fondamentali compiuti dal filosofo olandese nell'arrivare poi ai filosofi successivi come colui che ha studiato maggiormente
trovato maggiori soluzioni rispetto alla questione dell'infinito e cosa Spinoza apporta rispetto alla questione dell'infinito attuale. Ora, e soprattutto, diciamo, un piccolo preambolo su che cos'è questo infinito attuale e cosa dovremmo intendere da vari punti di vista, perché può significare molte, molte cose differenti. Allora, innanzitutto, per Aristotele, come è noto, l'infinito actum, infinitum actum non datur, quindi l'infinito attuale non è dato, non è dato l'infinito in atto, l'infinito è soltanto un processo, metaforicamente possiamo pensare all'orizzonte, cioè qualcosa che è continuamente, diciamo, al di là della possibilità di avere una determinazione. Quindi più si cammina processualmente, più l'orizzonte si allontana. Quindi per Aristotele la concezione dell'infinito è questa continua potenzialità o come grandezza massima. Quindi secondo Georg Kohler, in Medieval Infinities and the Contribution of Gersonides, l'infinito in Aristotele è un qualcosa di irraggiungibile da un lato e di talmente grande, cioè la grandezza massima alla quale si può giungere. E in questa concezione aristotelica di materia e forma, di atto e potenza, l'infinito è un concetto che sta dalla parte della potenza. È in atto, non può mai essere dato, non può mai esistere attualmente né una serie infinita di cause, né una, diciamo, né una determinazione, né qualcosa che abbia dei limiti e che allo stesso tempo sia infinito e così via. Per arrivare qui accanto, per il quale invece è possibile immaginare degli insiemi infiniti, Spinoza rappresenta il passaggio fondamentale per più motivi. Innanzitutto parlerò della lettera 12, partirò dalla lettera 12, che sostanzialmente è il passaggio fondamentale per Spinoza per parlare di infinito, ma e per tutti gli studiosi successivi, ma è anche il passaggio meno evidente degli scritti spinoziani su cui si è riflettuto, secondo me, ancora, cioè diciamo, la lettera 12 rappresenta ancora un passaggio obbligato per riflettere su numerose questioni ontologiche, storiche e matematiche. Le interpretazioni più famose sono quella di Guérou, ad esempio, Marcel Guérou, che arriva a dire, ad affermare che il numero sia un concetto fraudolento, addirittura per Spinoza, che vada eliminato, che sia una misura del tutto immaginativa. Quindi Spinoza sostanzialmente è fondamentale in questo passaggio, dallo schema aristotelico alla matematica cantoriana, per più o meno cinque motivi, diciamo, che ho raggruppato schematicamente. In primo luogo, rappresenta il punto di convergenza di tre problematiche generali che, diciamo, la mia tesi è che siano valide ancora oggi quando si parla di infinito, riguardanti il concetto di infinito e di infinito attuale. Ovvero, la prima è ontologica, la seconda matematica, la terza gnoseologica, che fanno capo alle tre distinzioni che Spinoza opera nella lettera 12, che adesso analizzeremo. Poi Spinoza è fondamentale in questo passaggio perché compie ontologicamente un'unificazione reale dei concetti di atto e potenza, e quindi arrivando ad affermare che la potenza di Dio è la sua stessa infinita essenza, in atto, actuosam essentiam, nella proposizione 34 della prima parte dell'Etica. Poi c'è da parte di Spinoza un'accettazione dell'infinito attuale. Nella lettera 12 Spinoza, diciamo, polemizza con tutti coloro che negarono l'esistenza dell'infinito in atto. Poi, con alcuni esempi, anche nella lettera 12 e nello scoglio della quindicesima proposizione dell'Etica, Spinoza dimostra che con l'infinito si possano compiere operazioni, cioè l'infinito non assoluto è un qualcosa di operabile, quindi soggetto a causazione, a causalità, e quindi anche capace di produrre altre infinite cose, non soltanto in quanto sostanza assoluta e infinita, ma anche in quanto infinito limitato. E infine, l'infinito non più come concetto di ciò, come concetto negativo, no, perché solitamente quando pensiamo all'infinito è qualcosa che non è, quindi che non è finito, che non ha limiti, che è indeterminato, quindi tutto con un concetto sostanzialmente negativo. In Spinoza l'infinito è assolutamente affermativo, è l'affermazione di un'essenza, cioè si dice infinita quella cosa che afferma la sua essenza senza avere negazioni, o può essere infinita nel suo genere perché nel suo genere non accetta negazioni e così via. E il finito invece, come dice Spinoza nella seconda definizione, lo ripete poi un po' ovunque, il finito è una negazione. Innanzitutto, si
si dice finita nel suo genere quella cosa che può essere limitata da un'altra della medesima natura. Quindi ciò che può essere limitato è finito. E nella definizione, questa è la seconda definizione della prima parte, nella definizione 6, nella spiegazione della definizione 6 della prima parte, invece Spinoza ripete che dico assolutamente infinito e non infinito nel suo genere, perché di tutto ciò che è infinito soltanto nel suo genere possiamo negare un'infinità di attributi. Ma appartiene invece all'essenza di ciò che è assolutamente infinito, tutto ciò che esprime un'essenza e non implica alcuna negazione. Quindi sostanzialmente l'altro passaggio spinoziano rispetto al concetto di infinito è concepire una primarietà dell'infinito rispetto al finito, quindi non dedurre il concetto di infinito a partire da una negazione del finito che è dato, ma partire dall'infinito e dedurre il finito come una negazione. E in questo ci dovevamo parlare anche con Francesca prima della possibilità. Su questo mi piacerebbe, anche se vi interessa, potremmo discuterne a lungo, della quarta proposizione della terza parte dell'etica, ovvero nessuna cosa può essere distrutta se non da una cosa esterna. Questa proposizione è molto interessante per i miei studi, molto interessante secondo me per gli studi spinoziani in generale, perché innanzitutto non è ben chiaro se questa proposizione sia afferente alla teoria del conatus, quindi strettamente alla terza parte dell'etica, o se possa essere applicata interamente all'ontologia di Spinoza. E dall'altro punto di vista, questa proposizione non ha dimostrazione. È una delle 5 o 6 proposizioni dell'etica, di cui sostanzialmente che io sappia non ci sono stati studi. Quelle proposizioni che Spinoza dimostra come ec propositio per se patet. Questa proposizione non ha dimostrazione. Questa proposizione sta per sé, è autoevidente. Ora, nel muore geometrico spinoziano che esistano delle proposizioni che stanno senza dimostrazione, secondo me è un tema. E che proprio questa proposizione, che afferma che nessuna cosa può essere distrutta se non da una causa esterna, sia evidente di per sé, secondo Spinoza, è molto interessante, perché se andiamo oltre e interpretiamo il fatto che nessuna cosa abbia in sé una negazione, cioè niente che la possa distruggere, questo porta a riconsiderare proprio il concetto di distruzione, di fine e di finito, come un qualcosa che viene sempre a imporsi dall'esterno. Cioè è possibile interpretare questa proposizione, così come anche la massima omnis determinatio est negatio, come rovesciando l'interpretazione hegeliana secondo cui il finito è negativo in quanto finito, e dire che in Spinoza il finito è finito in quanto negativo. Cioè, la negazione non è data dal fatto che esista una determinatezza o una finitezza, se qualcosa viene presa per sé, ma la finitezza è data, forse, dall'incontro tra due cose che non sono di per sé finite, ma che incontrandosi entrano in negazione, entrano in un rapporto di negazione, e lì si crea la finitezza. Questa è un'interpretazione molto libera, prendetela come volete, ma diciamo, secondo me è importante riflettere su questa proposizione, sul concetto di finito in Spinoza, perché partendo da qui e partendo dall'affermatività dell'infinito e partendo da questo concetto di finito e di fine, di distruzione, che è sempre un qualcosa di esterno, di esternamente posto, può essere molto interessante poi ragionare di infinito attuale, cioè di quegli infiniti, e adesso arriviamo alla lettera 12, che per Spinoza non sono né l'infinito assoluto, ma non sono nemmeno finiti determinati e limitati. Quindi, passando alla lettera 12, che rappresenta, diciamo, il cardine, e da qui partiremo per un paragone con Crescas, che rappresenta il motivo centrale di questa presentazione. Spinoza inizia già affermando che la questione dell'infinito è sempre parsa a tutti difficilissima, anzi inestricabile, e questo perché non si è distinto puntini puntini, e adesso capiamo. Innanzitutto, già che per Spinoza questa questione sembri inestricabile, e gli sembri chiaro che sia una questione inestricabile, significa che innanzitutto Spinoza avesse letto diverse fonti sulla questione dell'infinito. Sicuramente aveva letto Cartesio, nella quale la questione sull'infinito è più rispetto alla questione dell'indefinito, quindi nelle obiezioni a Cateus sul chiliagono, sul mare, diciamo, sull'infinito è ciò che l'intelletto non può comprendere, quindi è l'incomprensibile sostanzialmente l'infinito per Cartesio, e questo sicuramente per Spinoza è un motivo che rientra nelle distinzioni che poi va a fare. L'altro è
sicuramente Asdai Kleskas è tutta una filosofia ebraica in rapporto con l'aristotelismo, che ha una sua tradizione, che adesso vedremo, nella quale la questione dell'infinito diventa un tema principale per sviluppare delle tesi ontologiche, teologiche e anche da un punto di vista politico per tutta la filosofia ebraica in rapporto alla filosofia araba e alla scolastica cristiana, nella quale questa questione diventa dirimente tanto da un punto di vista appunto religioso-politico, tanto da un punto di vista ontologico, su cui si battono praticamente tutti gli attori dell'epoca e a quali Spinoza si rifà. Allora, le tre distinzioni con le quali Spinoza tenta di risolvere completamente la questione dell'infinito sono innanzitutto la distinzione tra ciò che è infinito per sua definizione, quindi ciò che è infinito in virtù della sua stessa essenza, e ciò che è infinito in virtù della sua causa. Quindi, da un certo punto di vista, l'interpretazione classica di questa prima distinzione è la più semplice, è quella che, diciamo, vede da una parte contrapporsi la sostanza come infinita per sua stessa definizione, poi i modi come ciò che è infinito in virtù della causa, ovvero della sostanza. Ma allo stesso tempo i modi infiniti, mediati e immediati, sono al contempo infiniti, ma non lo sono in virtù della loro stessa definizione, cioè presi per sé non sono infiniti, quindi non affermano soltanto, ma ammettono una negazione, e quindi non sono assolutamente infiniti. Quindi da una parte c'è ciò che è preso anche soltanto per se stesso è assolutamente affermativo, quindi assolutamente infinito, e c'è ciò che può essere infinito anche se determinato a esistere e operare da una causa. Poi la seconda distinzione è tra ciò che è infinito poiché senza limiti, quindi quello che classicamente pensiamo qualcosa di infinito perché non è limitato, non ha dei contorni, non è compreso tra un massimo e un minimo, non è compreso tra diciamo, dei limiti, dei confini, delle determinazioni. E poi invece Spinoza dice ciò che è limitato, ma al contempo non è misurabile, quindi che in un certo senso è anch'esso infinito, perché non è soggetto a misura, non è soggetto a determinazione numerica, non è soggetto a una quantificazione. L'ultima distinzione è quella tra intelletto e immaginazione, quindi tra ciò che può essere infinito, perché è comprensibile attraverso l'intelletto, e ciò che può essere immaginato. Questo non lo sappiamo, perché Spinoza dice, la distinzione non dice ciò che è infinito dell'intelletto e ciò che è infinito nell'immaginazione. Dice, bisogna distinguere tra intelletto e immaginazione, tra ciò che può fare l'intelletto e ciò che può fare l'immaginazione. Un classico tema spinoziano. In questo caso, se torna nei confronti dell'infinito, sembra molto facile rifarsi a una tradizione che fa capo da un certo punto di vista a Cartesio, per il quale l'infinito è ciò che è indefinito, quindi indefinibile, incomprensibile intellettualmente, ma è ciò che l'immaginazione non può comprendere entro dei limiti, e quindi dice che è infinito erroneamente, ma in realtà è semplicemente perché l'immaginazione non ha la potenza di arrivare lì, ma razionalmente con l'intelletto quella cosa non è infinita, ma è semplicemente indefinita, indefinibile. Dall'altro punto di vista, un altro legame che inizia già, diciamo, a essere possibile a partire da una riflessione su questa terza distinzione è quello con Proclo e la scuola neoplatonica. Perché la questione dell'infinito come indefinito, o comunque dell'infinito come un qualcosa che trascende l'immaginazione, è un tema classico della scuola neoplatonica e soprattutto di Proclo nei commentari agli elementi di Euclide, che è un testo che circola con una storia misteriosa, soprattutto fino alla traduzione di Barozzi nel 1600 a Padova, dopo la quale, diciamo, i commentari di Proclo diventano divulgati in latino. E da allora chi legge Euclide legge anche Proclo e legge quindi anche la filosofia neoplatonica che tratta della questione dell'indefinito. Prima di questo c'è soltanto il Liber de Causis, che è un testo molto particolare elaborato dalla scuola di Ibn Daud, che aveva, diciamo, elaborato questi principi di filosofia neoplatonica, che soltanto successivamente viene tradotto in latino, e quindi, diciamo, questo libro potrebbe essere arrivato a Spinoza per vie traverse, o comunque quei temi sarebbero potuti arrivare agli studiosi del 1600. Però anche lì ci sono dei dubbi. Però questo tema dell'intelletto e dell'immaginazione applicato all'infinito e la questione dell'indefinito rimanda certamente a questo tipo di problematiche qui. Cioè, cosa gnoseologicamente l'intelletto o l'immaginazione possono comprendere e oltre quei limiti della loro comprensione, che connatura da quelle facoltà, è come se venisse posto l'infinito come un qualcosa che sta al di là di quella capacità conoscitiva. Ora,
Spinoza, dopo queste distinzioni, dice che se coloro che non sono riusciti a risolvere i problemi dell'infinito avessero prestato attenzione a queste distinzioni, non sarebbero mai stati oppressi da una così ingente mole di problemi, avrebbero infatti compreso chiaramente quale infinito non può essere divisibile in parti, ossia non può avere alcuna parte, e quale al contrario lo è senza contraddizione. Inoltre, avrebbero compreso anche quale infinito possa essere maggiore di un altro senza alcuna contraddizione, e quale invece non può essere concepito così. Quindi Spinoza dà la possibilità, cioè già qui pone la possibilità di un infinito che abbia parti e che sia divisibile in parti, e un infinito che non può essere divisibile in parti. Un infinito anche che può essere maggiore o minore di un altro, cosa fino a quel momento reputata assolutamente assurda. Anzi, tutti gli elementi, tutte le dimostrazioni galileiane o della scolastica ebraica si fondavano proprio sull'impossibilità di concepire un infinito maggiore di un altro. Il celebre paradosso di Galileo consiste nel dimostrare l'impossibilità di concepire un infinito. Partendo dai numeri naturali, prendiamo 1, 2, 3, 4, eccetera, poi facciamo il quadrato di questi numeri e otteniamo 2, 4, 8, 16, eccetera, e scopriamo che otteniamo due serie infinite, di cui una però è necessariamente intuitivamente maggiore dell'altra, e quindi ciò dimostra l'impossibilità di un infinito. Questo banalmente è il paradosso di Galilei. Spinoza nega questo paradosso e afferma che alcuni infiniti possano essere maggiori di altri, senza contraddizione. E per farlo, adesso arrivo alla parte centrale della presentazione, per farlo utilizza non solo questo argomento, ma utilizza una serie di argomenti che sono esattamente quelli elaborati da Asdai e Crescas. Quindi, saltando un po' la lettera 12, o comunque tutti gli sviluppi della lettera 12, su cui ogni tanto torneremo adesso che iniziamo a vedere la filosofia di Crescas, si vede a questo punto come in Spinoza ci sia già una visione matura che arriva già alla possibilità di un infinito maggiore di un altro, un infinito divisibile in parti. Quindi una visione già elaborata, già nel 1663, quando risale la lettera, di questo tema. E non è un caso che alla fine della lettera Spinoza conclude, dopo aver enumerato tutte le distinzioni tra sostanza e modi, tra eternità e durata, tra tempo, numero e misura come strumenti dell'immaginazione, che anche questo sarebbe interessantissimo approfondire, ma richiederebbe molto più tempo. Ma dopo aver, diciamo, elaborato questi concetti riguardanti l'infinito, Spinoza conclude dicendo che vorrebbe, per concludere, ancora notare che gli aristotelici più recenti hanno male inteso, così mi pare, la dimostrazione con cui quelli più antichi si sforzavano di dimostrare l'esistenza di Dio. Infatti, come la trovi in un ebreo chiamato Rab Gazdai, che sarebbe la traslitterazione di Asdai Keskas, suona così. Qui Spinoza cita esplicitamente: se si dà una concatenazione di cause all'infinito, tutto ciò che esiste sarà causato, ma a nulla di ciò che è causato compete necessariamente di esistere per sua natura, dunque in natura non c'è nulla alla cui essenza competa necessariamente di esistere. Ma questo è assurdo e dunque anche quello. Perché la forza dell'argomento non risiede nel fatto che sia impossibile darsi di un atto infinito o di un'infinita concatenazione di cause, ma piuttosto nel fatto che si suppone che le cose, che per loro natura non esistono necessariamente, non siano determinate a esistere da una cosa che esiste necessariamente per sua natura, la quale è causa, non cosa causata. Ora, questa citazione di Spinoza di Crescas si ritrova esattamente nell'Ora Donai, quindi diciamo adesso entriamo in Crescas, diciamo, analizziamo un po' dal punto di vista spinoziano, analizzerò brevemente alcuni dei passaggi di Asdai Crescas, nei quali, diciamo, è possibile ritrovare non soltanto questa citazione di Spinoza, ma è possibile ritrovare dei passaggi spinoziani lungo tutta l'etica che risultano praticamente lampanti, per non diciamo, osare maggiormente e andare a, diciamo, ipotizzare ancora una maggiore influenza che secondo me esiste. Ma diciamo, su alcuni passaggi di Crescas, praticamente si può essere certi che Spinoza avesse veramente studiato approfonditamente e riportato queste questioni, soprattutto rispetto al tema dell'infinito, ma non solo. Brevemente, Asdai Crescas nasce nel 1340 in Spagna, è un rabbino che subisce gravemente le persecuzioni anti-ebraiche di quell'epoca, è un allievo di Nissim Gerondi. E la sua opera principale, che è L'Ora Adonai,
che risale al 1410, un anno prima della morte di Crescas nel 1411, rappresenta un tentativo di confutazione da parte di Crescas delle tesi maimonidee della guida dei perplessi. Quindi Crescas, sostanzialmente per motivi teologico-politici, tenta di confutare l'aristotelismo di Maimonide su vari argomenti, tra cui appunto l'impossibilità di un infinito in atto, per dimostrare la non contraddittorietà, è una posizione comunque razionalistica, la non contraddittorietà di un infinito attuale e di una serie infinita di cause, e spingendosi anche oltre dal punto di vista filosofico. Crescas è una figura che è stata studiata sostanzialmente da studiosi del pensiero ebraico medievale, molto poco da parte della letteratura spinoziana, cioè molto poco Crescas è stato studiato da chi studiava Spinoza. È stato molto spesso studiato da esperti del pensiero ebraico medievale che citavano Spinoza come una delle possibili influenze dirette da parte di Crescas. Quindi, diciamo, il primo a studiare Crescas è stato Manuel Joel nel 1870. Diciamo, il rapporto Spinoza-Crescas è stato studiato da Manuel Joel nel 1870, in cui però lì si conferma soprattutto sul TTP, non sull'ontologia. Poi da Meyer Waxman nel 1919, da Wolfson e da Neumark. Lo studio principale è quello di Wolfson, che si chiama Crescas Critique of Aristotle, e diciamo, rimane ancora oggi un caposaldo degli studi su Crescas e su Spinoza. Ma diciamo, questa è una prima ondata, la potremmo chiamare, di studi, togliendo il caso isolato di Manuel Joel, la prima ondata di studi sul rapporto tra Spinoza e Crescas è questa triade di pensatori, di studiosi ebraici dell'inizio del Novecento, che sono Waxman, Wolfson e Neumann. Dopodiché c'è una seconda ondata di studi che si rifanno tutti quanti a Wolfson, ignorando gli altri due, anche se precedenti, che sono Rabinovich, Grant, Levi e Harvey, dagli anni 70 agli anni 90, che ristudiano Crescas. Lo studio più importante è quello di Harvey del 90, che è The Metaphysics of Asdai Crescas. E c'è stata una terza ondata, diciamo, se si vuole raggruppare così, la storia di studi su Spinoza e Crescas, a partire dal 2009 fino al 2012, che sono gli studi di Carlos Frenkel, Itzhak Melamed e Mogens Lark, che sono tornati a citare l'influenza di Crescas su Spinoza rispetto a prospettive diverse. Il problema è che ancora oggi manca uno studio unitario. Ognuno di questi autori, e nelle slide c'è un bello schema sugli argomenti che ognuno di loro ritrova di Crescas e Spinoza, ognuno di loro si sofferma su un particolare argomento che Spinoza riprende da Crescas. Quindi, ad esempio, c'è chi si sofferma sul principio di ragion sufficiente, come la Erke, c'è chi si sofferma sull'argomento ontologico aristotelico, c'è chi si sofferma sull'infinità degli attributi, come Melamed. Diciamo, ci sono varie tendenze che cercano di riportare la filosofia di Spinoza a quella di Crescas. Ognuno lo fa in modo diverso, ma ancora oggi manca uno studio unitario che nel 2023 faccia, diciamo, raccolga l'eredità di tutti questi studi singoli e parziali per capire effettivamente cosa si tratta, e questo è quello che sto cercando in parte di fare io. Sostanzialmente, quando si entra nello studio di Crescas e Spinoza, veramente è in alcuni casi lampante l'influenza, tant'è che, ad esempio, un Neumark già nel 1908 diceva che alcuni dei nuovi pensieri contenuti nell'etica di Spinoza, se non la maggior parte, sono derivati più che dalla filosofia di Cartesio, addirittura in misura maggiore da quella di Crescas. Ovviamente arrivare a questo tipo di opinioni è ovviamente probabilmente un parossismo, ma che sia una figura sconosciuta rispetto a un caposaldo come l'infinito attuale nella filosofia spinoziana è una grave mancanza, a mio parere, negli studi spinoziani. Ora, saltando alcune parti e cercando di arrivare, diciamo, al succo della questione, la cosa che ecco, diciamo, cercherò di esporre quelli che sono gli argomenti più interessanti che si trovano in Crescas rispetto ai quali Spinoza potrebbe essere stato influenzato. Il primo è appunto l'argomento ontologico, che è quello che Spinoza stesso nella lettera 12 utilizzava come citazione dello stesso Crescas.
Ovvero che l'argomento aristotelico è, in soldoni, che se si dà, una serie, se si desse una serie infinita di cause, ogni causa sarebbe anche causata. E quindi questo impedirebbe l'esistenza di una causa prima. E quindi c'è il contraddittorio, e quindi non può esistere una serie infinita di cause. Avicenna, nel commentare questo argomento ontologico aristotelico tra esistenza necessaria e possibile e contingente, nel quale non entro perché altrimenti ci vorrebbero altre due conferenze, ma diciamo nel commentare questo argomento, Avicenna fu il primo a sostenere che non fosse, cioè, l'unica cosa richiesta fosse un principio di ragione sufficiente da un certo punto di vista, per il quale l'importante, diciamo, il centro di questo argomento nel suo commentario ad Aristotele è che debba esistere una cosa che non è causa, cioè che è causa senza essere causata. Quindi che esiste una causa prima, un ente incausato e che sia causa. Però Avicenna non trae la conclusione che, diciamo, riassumendo al nocciolo così l'argomento aristotelico, poi la serie infinita di cause non sia più contraddittoria. Ci arriva Crescas. Ci arriva Crescas dicendo che, sostanzialmente, traduco in italiano perché la citazione in inglese, non esiste ancora una traduzione integrale di Crescas in italiano, esiste soltanto una traduzione in inglese del 2018 di Roslyn Weiss, quindi potete dirmi voi se preferite che legga in Originale. inglese o che traduca in La italiano. traduzione inglese originale. Sì, in No, inglese. però come generale Ok. Allora, qui si trova proprio in Ora Donai 113. L'Ora Donai è diviso in quattro libri, ognuno diviso in parti, ognuno diviso in capitoli e in speculazioni, quindi diciamo è stratificato. In questo primo libro, primo capitolo, si ritrova l'argomento che Spinoza riprende sostanzialmente, cioè che l'argomento aristotelico potrebbe essere posto come segue: un effetto. Ciò che è effetto per la sua propria natura ha soltanto un'esistenza possibile. E richiede quindi una determinazione, un determinante per passare dall'esistenza dalla non esistenza. Questo determinante costituisce la sua causa. Ora, segue inevitabilmente che nell'aggregato, nell'insieme di un'infinita serie di cause ed effetti, tutti i membri della serie potrebbero essere effetti e po alcuni di essi potrebbero non essere effetti. Se fossero tutti effetti, dovrebbero avere tutti un'esistenza possibile. Dovrebbero quindi richiedere un determinante che li porti tutti quanti all'esistenza dalla non esistenza, e quindi bisogna necessariamente presupporre l'esistenza di un causato, cioè di una causa che non sia causata, come diciamo l'argomento che riprende Spinoza, che stia fuori dalla serie. Ora, dice Crescas, l'unica cosa per il quale un numero infinito è impossibile, sono quelle. Le uniche cose per le quali un infinito numero è impossibile sono quelle che hanno un ordine e un grado per la loro posizione, per la loro essenza. Quindi un'intelligenza potrebbe essere la causa di un infinito numero di intelligenze. Generalmente, se un'emanazione di più di un effetto è possibile per una singola causa, non c'è impossibilità nell'esistenza di infiniti effetti che abbiano una singola causa. Cercherò di ridurre la lettura delle citazioni, ma sostanzialmente qui c'è l'evidenza che Spinoza avesse letto questo passaggio, e questo passaggio rispetto alla possibilità di un'infinita serie di cause che mantenga però la primarietà di una essenza, la cui di un ente la cui essenza implichi necessariamente l'esistenza, ritorna, come sappiamo, nell'etica come principio fondamentale e cardine della sostanza. E questo argomento Spinoza lo riprende chiaramente dalla filosofia di Crescas nella sua interpretazione della filosofia aristotelica, nella sua ritrasposizione della filosofia aristotelica. Un altro degli argomenti di Crescas è che possa esistere un'infinita serie in numero, cioè che esistano un infinito numero di cause ed effetti. E dice Crescas, se Dio conoscesse i numeri, dato che i numeri possono essere aggiunti senza una fine, allora la sua conoscenza sarebbe estesa a un'infinità di numeri. Se non conosce tutti questi numeri, dovrebbe necessariamente avere un limite oltre il quale egli non conosce. Ma allora la questione rimane: perché
se conoscesse tutti i numeri fino a quel limite, non dovrebbe conoscere qualcuno più grande di essi? Sarebbe affaticato o la sua conoscenza sarebbe diminuita? Quindi, sostanzialmente, Crescas pone l'impossibilità di porre un termine alla conoscenza numerica di Dio. E questo in Spinoza ritorna anche in maniera un po' volata sulle infinite cose, infiniti modi che devono essere dedotte dall'infinita intelligenza di Dio. Altrimenti, dice Spinoza, se esistesse qualcosa in potenza in Dio che non diventa attuale, sarebbe come dimostrare che Dio può qualcosa ma non lo fa. Quindi ridurre essenzialmente quella potenza. Quindi l'unificazione di atto e potenza in Spinoza consiste nel affermare che tutto ciò che è in potenza è in atto, necessariamente, perché sennò altrimenti si andrebbe a togliere qualcosa a Dio, a negare qualcosa di quell'infinita essenza, anche se fosse negata soltanto l'esistenza. Non so se mi potete fermare. Sì, non so. Ok. Quindi vado oltre. Poi, nel senso, se c'è qualcosa che vi interessa maggiormente, mi chiederete, ma io vi espongo tutto quello che ho trovato per il momento nella filosofia di Crescas, che può essere interessante per uno spinozista. Ritorna chiaramente l'incommensurabilità tra finito e infinito. Crescas afferma proprio: è impossibile che Dio abbia una misura comune con un ente creato, da che non c'è relazione o misura tra infinito e finito. La lettera 54 di Spinoza dice: questo conosco, che tra l'infinito e il finito non c'è relazione, se vogliamo tradurre relazione o proporzione, l'originale in latino è nulla messe proportionem. Quindi la differenza tra Dio e la più grande e eminente cosa creata non è maggiore di quella che c'è tra Dio e la più infima cosa creata, la minore. A me, diciamo, appare chiaro un rimando anche in questo caso a un tema fondamentale della filosofia ebraica elaborata da Crescas, cioè l'impossibilità di porre una misura comune. Perché adesso arriviamo al succo dell'argomentazione crescassiana, ovvero il punto è dimostrare, e questo è completamente originale in Crescas, non c'è prima di lui, nella storia del pensiero filosofico, dimostrare come nel caso dell'infinito, non si possano, non, l'infinito non possa essere trattato con le stesse leggi che si applicano al finito. Cioè, il modo in cui noi trattiamo la misura, il numero, il tempo o la relazione tra le cose finite non può essere applicato alle cose infinite. E ciò non vuol dire che esistano soltanto un infinito, che è quello assoluto, ma che nel caso delle contraddizioni che si vengono a creare con qualcosa di limitato, ma che allo stesso tempo infinito, cioè non può avere, non ha un numero finito di parti, non ha, diciamo, non ha negazione nel suo genere, quelle contraddizioni che si vengono a creare sono contraddizioni che si vengono a creare perché noi continuiamo ad applicare dei concetti del finito all'infinito. E quindi, ad esempio, la prova più celebre è la confutazione che Crescas fa della prova di Proof for Attachment si chiama, non c'è una traduzione italiana riconosciuta nella bibliografia secondaria, quindi la lascio in inglese, di Al-Tabrizi, che è un altro commentatore aristotelico del XII-XIII secolo, e, che aveva formulato questa prova. Adesso sarebbe interessante farvela vedere, ma è semplicissima, c'è una retta, una semiretta. E Al-Tabrizi dice: se consideriamo una semiretta, una retta che è infinita, che ha un inizio e che poi è infinita, e prendiamo una seconda retta il cui cominciamento sta un po' più avanti dell'inizio della prima retta, e la estendiamo all'infinito, avremo un infinito maggiore dell'altro, ma questo è impossibile, quindi il concetto di un infinito limitato è contraddittorio. Crescas dice, rispetto alla prova di Al-Tabrizi, quello che ha chiamato proof for attachment, prova per attaccamento, sarebbe per aggiunta, è evidente che ciò che lui conclude non segue necessariamente, da che l'esistenza di un infinito maggiore di un altro è impossibile, ma solo dal punto di vista della misura. Ciò per dire che quando supponiamo che uno di questi due infiniti sia relativamente più grande, intendiamo una grandezza, una quantità in misura, ma non c'è misura nel caso di qualcosa di infinito. Dunque, una retta non è più grande di un'altra, da che non è soggetta a misura in quanto un tutto.
Quindi la retta non può essere compresa come misurabile, come se fosse composta di parti finite. E quindi non può essere, e continuo a citare, e quindi non può essere più grande dell'altra, anche se aumentata a partire da una, da un fine, da un termine finito. Questo è autoevidente, dice Persis. Questo ritorna in Spinoza, nella lettera 12, non so se conoscete, penso di sì, l'esempio dei cerchi non concentrici, dei due cerchi che hanno un diverso centro, per i quali Spinoza dice che tutte le variazioni all'interno di materia, all'interno di questi due cerchi, nonostante siano comprese tra un massimo e un minimo, perché abbiamo i limiti dei due cerchi, non sono soggette a misura, non possono essere misurabili. E quindi è un tipo di infinito, per Spinoza, che seppur non misurabile, ha comunque dei limiti. Quindi non è l'infinito assoluto, non è una retta infinita da tutte le parti, ma è qualcosa che non può essere misurato. Perché cosa vuol dire misurare? Affermare di qualcosa che ha un numero, un conto di parti. Questo verrà completamente rivisto dalla matematica cantoriana, cambiando il concetto di numero. E Spinoza verrà criticato da Cantor stesso, che l'aveva studiato approfonditamente, per aver rifiutato il concetto di numero infinito, perché Spinoza e Crescas comunque affermano che il numero, in quanto numero, è il conto delle parti e quindi finito. Quindi il numero è finito, non può essere non esiste un numero infinito, dice Spinoza nella lettera 12, altrimenti il numero non sarebbe numero né la misura misura né il tempo tempo. Il tempo non può essere composto di istanti. Anche questo è un argomento di Crescas. E la cosa interessante è che, e questa è una mia ipotesi, una mia tesi, è che probabilmente applicando la trasformazione del concetto di numero operata da Cantor, non c'è motivo per il quale nella filosofia spinoziana questo nuovo concetto di numero infinito debba essere rifiutato. Cioè, se noi consideriamo il numero non più come conto delle parti di una cosa, non più come conto delle parti finite di qualcosa, ma come affermazione di un'essenza dal punto di vista spinoziano o dal punto di vista cantoriano, come omega è il primo numero trasfinito che rappresenta la potenza, la chiama Cantor, riprendendo proprio il termine spinoziano esplicitamente, dice la potenza maggiore di infinito. Quindi io so che la serie numerica dei numeri interi è potente quanto la serie infinita che sta tra 0 e 1 dei numeri razionali. Ora, non voglio aprire una parentesi matematica enorme, però per dire omega è ciò che sta dopo, ed è la potenza del continuo. E sostanzialmente questo concetto di numero, omega, non è più un concetto di conto delle parti. È un nuovo concetto che implica una potenza di infinito maggiore dell'altro. Quindi è come se noi considerassimo i modi finiti, spinoziani, che per Spinoza stanno in una relazione di causa-effetto, diceva Francesca, orizzontale, ma diciamo io non userei il termine orizzontale o verticale rispetto alla questione finito-infinito, ma piuttosto appunto userei la teoria degli insiemi per parlare di insiemi di potenza maggiore. Cioè, i modi finiti in questo senso, nonostante siano finiti in relazione uno all'altro perché si limitano a vicenda, stanno in un insieme, come lo dice la proposizione 28 della prima parte, o comunque tutte le dimostrazioni dalla 21 alla 28 della prima parte dell'etica, nel quale i modi infiniti, quindi la face estotius universi, no? Dell'estensione, il modo infinito mediato dell'estensione, cioè la face, l'apparire, perché faces in latino può essere anche apparire, quindi l'aspetto, la forma, l'aspetto di tutto l'universo, quindi tutte le cose, quindi è come se fosse l'apparire, cioè l'insieme, quindi l'apparire istantaneo di tutti i modi finiti. Quindi l'insieme di tutti i modi finiti è infinito, è un modo infinito mediato, e così via. Cioè, è come se, perché lui dice che ci sono infiniti, non dice che ci sono soltanto quelli mediati, immediati, dice e così via all'infinito. Quindi ci sono infinite potenze crescenti, di infiniti, e quindi è un concetto relativo nel quale noi possiamo concepire un infinito maggiore di un altro. L'importante è che non applichiamo all'infinito le leggi del finito. E questo Spinoza lo riprende, dal mio punto di vista, chiaramente dalla filosofia di Crescas. Ad esempio, Crescas 1.1.13 dell'Ora Donai: il punto medio di ogni grandezza esiste in due sensi, in modo potenziale o attuale.
Questo è proprio ciò che avviene con una cosa in movimento che si muove nel continuo. Non esiste un punto attuale, no, nessun punto attuale o una retta può essere marcato su di esso, perché una linea non è composta di punti, né una superficie di re, né, una linea non è composta di punti, né una superficie di linee, così come il tempo non è composto di istanti. Questo, diciamo, per chi conosce Spinoza, è esattamente quello che dice nella proposizione, nello scoglio della proposizione 15 dell'etica, quindi non più nella lettera dogica del 63, ma nell'etica. Quindi. Esatto, è un calcolo della lettera 12, quindi comunque però viene calcato, viene comunque confermato, quindi non viene tolto come tante altre cose vengono rifiutate nello Spinoza maturo. E Spinoza nella proposizione 15 dice che supporre che la sostanza corporea sia composta di corpi o di parti non è meno assurdo che supporre che un corpo sia composto di superfici, le superfici di linee e le linee di punti. Così come nella lettera 12 diceva anche che il tempo non è composto di istanti. Quindi diciamo sostanzialmente questa serie di argomenti crescassiani, questa seconda dopo l'argomento ontologico del fatto che esista una serie infinita di cause che non va a entrare in contraddizione col fatto che esista un unico ente non causato, la seconda serie di dimostrazioni è sul fatto che non possano essere applicate né l'idea di composizione né l'idea di misura quando parliamo di infiniti. E questo ritorna anche in Spinoza, perché Spinoza dice che se noi concepiamo la sostanza, gli attributi, la quantità, superficialmente o astrattamente la troviamo divisibile, composta di istanti, eccetera, eccetera. Se la concepiamo nell'eternità o come sostanza, eccetera, la troviamo indivisibile, unica, eccetera. Quindi nel momento in cui la concepiamo come infinita, non è composta di. Nel momento in cui la concepiamo divisibile, non è più infinita in un certo senso. Quindi sta su questa problematica. Un altro esempio che si trova in maniera molto simile, che non si trovava nella lettera 12, che si trova però nello scoglio della proposizione 15, è quando Kreskas dice, fa l'esempio di due raggi che vanno all'infinito e dice, nonostante la distanza tra i due raggi sia inizialmente finita, se noi facciamo andare i due raggi all'infinito, la distanza crescerà continuamente fino a diventare determinata, indeterminata. E quindi questo crea contraddizione. E dice, questo argomento crea contraddizione se noi concepiamo la distanza numericamente. Quindi concepiamo che questa diventi indefinita nel momento in cui non può più essere calcolata con un numero, perché è troppo grande. Se noi invece consideriamo questa distanza come costante, nonostante cresca all'infinito, allora non c'è contraddizione e i due raggi possono allontanarsi infinitamente. Ed è molto simile all'argomento che Spinoza usa nella scuola della proposizione 15, in cui dice che se si concepisce che due linee come AB e AC da un punto di una quantità infinita con una distanza l'una dall'altra certa e determinata all'inizio si prolunghino all'infinito, è certo che la distanza tra B e C aumenta continuamente e che infine fa da determinata diventerà indeterminabile, che c'è proprio il disegnino nell'etica dei due raggi che continuano all'infinito, e in Kreskas si ritrova nello stesso modo, così, ovvero la distanza tra due raggi attorno alla circonferenza è infinita, da che la distanza cresce con l'allungamento dei raggi e da che il raggio può essere incrementato infinitamente. In questo modo la distanza stessa crescerà infinitamente. È aperta un'obiezione dire che la crescita della distanza è come crescere il numero, e dato che il numero è finito, questa finitudine sarà sempre conservata. Questa è la verità assoluta, che non c'è una distanza infinita tra due linee, e anche se questa fosse infinita, questa distanza, anche se questi sono infiniti, anche da che la distanza è sempre compresa. Quindi quello che dice Kreskas è: evitiamo le contraddizioni tra una crescita infinita e il rapporto tra questi due infiniti nel momento in cui evitiamo di considerare la misura come un qualcosa che, essendo finito, crea una contraddizione tra queste due dimensioni. Vado avanti velocemente per lasciare almeno 10 minuti alle domande. C'è una possibilità di vedere un legame con Proclo anche con il neoplatonismo in Kreskas, quando afferma che esiste uno spazio infinito e anche se non ci fosse sarebbe
possibile assumerlo nello stesso modo in cui il geometra lo impiega nella definizione delle parallele. Ora, Proclo nel commento alla proposizione 12 di Euclide, che ritorna, secondo alcuni, secondo la letteratura secondaria, ad esempio Rabouin, eccetera, in Francia, con persone con le quali lavoro, c'è una teoria secondo cui una parte di neoplatonismo comunque arrivi nella filosofia spinoziana, anche nella filosofia della matematica spinoziana, nell'assumere, quando Proclo afferma che la proposizione 12 di Euclide è che abbiamo una retta infinita e dobbiamo prendere un punto qualsiasi, dice Euclide, e tracciare la perpendicolare. Quindi prendere un punto qualsiasi, data questa. Proclo dice, ma se dobbiamo prendere una retta infinita, vuol dire che è un punto qualsiasi. Qualsiasi vuol dire che dobbiamo avere già un piano infinito dato attualmente. E se abbiamo già un piano infinito dato, dobbiamo avere anche uno spazio infinito dato. Quindi esiste uno spazio infinito attuale già dato, non è contraddittorio. E questo si ritrova anche in Kreskas e, secondo alcuni, come ad esempio Frenkel, questo argomento viene ripreso da Spinoza e anche altri, e si trasforma nell'estensione, nell'attributo dell'estensione infinita come spazio. Quindi Dio come place of the world, dice Frenkel, cioè spazio del mondo. E vabbè, poi Frenkel si spinge oltre e dice che addirittura questo è un motivo della scomunica di Spinoza, però vabbè, non è uno studio spinozista. Un'altra questione che ritorna in Kreskas è il rapporto tra immaginazione e intelletto. Questo è un passaggio mai studiato nella letteratura secondaria, in Oradonai 1.2.1, cioè non, lui dice, non c'è un, e continuando il discorso di prima, dice non c'è un'infinita distanza tra i due raggi, da che il corpo come un tutto, compreso come un tutto, si muove ed è infinito. Non può essere considerato come composto di parti che si muovono come nel nostro caso della linea finita. Quindi non possiamo considerare. Sì. E dice: nonostante questo sia lontanamente immaginabile, quindi non sia immaginabile, l'intelletto lo necessita. Quindi anche questo ritorna sulla distinzione spinoziana tra. E poi successivamente dice: da che il numero. E ripete il fatto che il numero è sempre finito. Questa è una lettera 12, mi ha ripetuto. Ora, l'ultima cosa, ce ne sono tantissime di citazioni, poi se volete vi giro il materiale. Ciò che mi interessa dire per chiudere è che sostanzialmente la lettera 12 spinoziana, le tre distinzioni spinoziane, cioè tra ciò che è causato e ciò che non è causato, tra un infinito causato e un infinito non causato, tra infinito concepito come senza limiti e quindi assoluto e un infinito che è limitato nel suo genere ma è comunque infinito, e tra intelletto e immaginazione, a mio parere fanno capo a tre diverse tradizioni che, riflettendo sul tema dell'infinito, sono scontrate con problematiche e contraddizioni differenti, e Spinoza è veramente un punto di convergenza, è come se fosse un punto di accumulo per la prima volta nella storia di filosofia di queste tre diverse problematiche rispetto al tema dell'infinito. E paradossalmente, dopo Spinoza, chi è andato a leggere la lettera 12 e chi è andato a leggere la teoria spinoziana sull'infinito è andato come a ricreare queste problematiche o ne ha analizzate soltanto una delle tre. Quindi Spinoza, dal punto di vista teoretico, rispetto alla questione dell'infinito, è come se fosse una sommatoria di queste problematiche. Secondo me queste distinzioni sono ancora valide, tanto dal punto di vista della teoria degli insiemi, rispetto alla differenza tra un infinito assoluto non limitato e un infinito limitato ma non misurabile, come nel caso degli insiemi infiniti, nel caso della teoria hegeliana, nel rivendicare l'infinito attuale dal punto di vista ontologico, e dal punto di vista, diciamo, della gnoseologia, tutte le distinzioni che fanno capo a Leibniz, a Bolzano e alla differenza tra infinito categorematico e sincategorematico, e qui apriamo un altro capitolo, ma tra l'infinito che può essere concepito per se stesso e l'infinito come concetto ausiliario e negativo, fanno capo alla distinzione tra intelletto e immaginazione, tra ciò che si può concepire con l'intelletto e ciò che invece sta al di là e quindi a partire dall'immaginazione. Quindi questa è una prima tesi, diciamo, di questo lavoro, ovvero che le tre distinzioni spinoziane fanno capo a tre tradizioni e Kreskas è la fonte principale. La seconda, che ha trattato, l'unico ad aver trattato tutte e tre prima di Spinoza, contemporaneamente,
sulle altre rimandano una a tutta la filosofia araba ed ebraica rispetto alla questione ontologica e teologica, una rimanda a Cartesio e da lì alla scolastica medievale cristiana e da lì in parte a Proclo e al neoplatonismo, e un'altra parte infine sul misurabile e non misurabile rimanda a problematiche di natura tanto teologiche, quindi di nuovo a problemi come Tabrizi e le prove, tanto problemi di natura teologica e ontologica, quanto a problemi di natura matematica, e quindi Galilei, Clavius e la lettura degli elementi di Euclide e della geometria, e quindi a problematiche di tipo matematico. Quindi queste tre tendenze dell'infinito, Spinoza come punto di convergenza, e da lì una nuova dimensione. Rispetto alla lettura invece che Spinoza fa di Crescas, negli studi spinoziani oggi non esiste né uno studio che venga fatto da parte di uno spinozista su Crescas, quindi approfondire il rapporto degli argomenti ontologici e teoretici di Crescas in tutta la filosofia spinoziana. Abbiamo un problema grossissimo di fonti, perché Spinoza, a parte la citazione della lettera 12, non ha il libro di Crescas nella sua biblioteca, non si sa quanto abbia letto, cosa abbia letto, perché Crescas, come Joseph Albo, erano assolutamente vietati nella comunità di Amsterdam e erano criticati e messi al bando da Saul Levi Mortera, e quindi, diciamo, non si sa come ovviamente potevano circolare in modo illegale, però se già nel 63 Spinoza va letto approfonditamente Crescas, c'è un problema di fonti su cui si può ragionare, si può indagare maggiormente, quindi cosa Spinoza abbia letto di Crescas, quale tipo di Crescas abbia letto, se era un qualcosa di immediato o di direttamente accessibile. Sembra che avesse a disposizione il testo, ma non ne siamo sicuri. E infine, è molto interessante legare questo tipo di discorso al discorso matematico contemporaneo, come quello di Cantor, che va a riprendere questo tipo di problematiche e sostanzialmente, da un certo punto di vista, prende il concetto di potenza, poi, diciamo, si potrebbe allungare il discorso, ma riprende questo concetto di infinito attuale principalmente da Spinoza e quindi dal Medioevo. C'è Paolo Mancosu che sta studiando il rapporto tra Cantor e la scolastica latina, Gross Test, Orem e altri, sono veramente tanti, Maignan, eccetera, del XII-XIII secolo, quindi il rapporto tra la matematica contemporanea e i pensatori medievali, e mettere in linea questo tipo di argomenti rispetto al concetto di infinito attuale, che è un concetto che è centrale nella storia della filosofia dai infiniti punti di vista, scusate il gioco di parole, diciamo, può essere un tracciato coerente e interessante a mio parere, su cui c'è ancora da fare ricerca e su cui vi prego di interessarvi e di aiutarvi. Vi ringrazio per l'attenzione, scusate se mi sono dilungato, se avete domande. Grazie, grazie infinite. Sì, vediamo se ci sono. No, volevo dire solo che mi ricordava anche il dibattito contemporaneo che c'è tra la teoria della relatività e la teoria quantistica, no? Per cui le leggi della relatività non valgono ovviamente su sistemi infiniti, quindi varrebbero nella teoria quantistica, quindi dovremmo cambiare prospettiva, quindi richiamo moltissimo la teoria dei transfiniti di Cantor, eccetera. Quindi, e poi mi chiedo pure se, appunto, stamattina, come ha fatto Marta col suo libro Le citazioni di carattere latino, chissà se uscirà uno studio di qualcuno Sulle sulle citazioni di citazioni carattere ebraico. di carattere ebraico, insomma, o se già esista, adesso non mi risulta, però insomma sarebbe interessante. Quindi vai, Francesco, se una cosa, siccome però siete molto lontani. Chi vuole fare domande o interventi, per favore. Altro, una domanda, un consiglio, nel senso in cui c'è bisogno di stare in una fase in cui devi impostare la ricerca a venire. Io sono stato perfettamente convinto da quello che hai detto, mi sembra evidente dopo quello che hai detto che Spinoza riprenda immediatamente da Leura Adonai, se Dio Or Adonai, Or la Adonai, luce ok. dell'Eterno. Però secondo me tu hai un problema di natura, cioè metodologica, su che cos'è la tua tesi, cioè nel senso in cui ce ne stanno diverse possibili a partire da quello che hai detto adesso, e secondo me se non fai la scelta tu poi, diciamo, volendole tenere tutte le strade insieme, rischi. Cioè una è una tesi, diciamo, di storia della matematica, per cui in quel caso l'epicentro è
Cantor, anzi non devi centro, il centro è Cantor e poi cerchi la genealogia, ma in questo senso Spinoza deve essere solo un capitolo, cioè fra gli altri, e magari c'è anche... Però l'altra invece è Spinoza, e scusate che mi arriva, ora viene a salutarci la mia prole, comunque... E Spinoza e Crescas, e però a quel punto l'infinito pure deve essere solo un capitolo, cioè o fai una storia, una tesi di storia della filosofia centrata su Spinoza nella sua interlocuzione con Crescas, almeno tutto, non solo sull'infinito, possibilmente se no anche sulla filosofia ebraica, oppure fai una storia dell'infinito e di come arriva a. Evitando ovviamente in ogni caso la tentazione dell'affermazione di validità, perché sennò dovrebbe essere una tesi matematica. Per affermare che quella è una cosa ancora valida ci vuole un matematico, mentre il tuo penso che in ogni caso sia un lavoro storico. Se no, se... E però, cioè, questo ti voglio dire, ma di sicuro l'hai No, ma incontrato. la teoria degli insiemi è ormai, cioè, nel Sì, senso, nel è senso. ampiamente accettata come Ma seconda allora teoria. sempre. Certo, ma se l'abbiamo accettata, diciamo, allora noi facciamo la storia e non ne Sì, affermiamo noi no, la no, validità. assolutamente. Però ti volevo chiedere, in questo senso, se hai incontrato Badiou, cioè, incontrato Sì. intellettualmente, perché mi sembra, diciamo, tra quelli che hanno bazzicato Spinoza, quello più interessato alla Sì. teoria degli insiemi. Come prima raccogliamo tutte le domande o rispondo. Se più purtroppo non quindi Vai. se ti posso dire subito, insomma, magari. Allora, Francesco già partito, insomma, no? Che è una presa un po' composta, no? Io già volevo solo darti un suggerimento. Allora, per quanto riguarda l'infinito, Cantor e il concetto di causa sui. Una cosa che causa se stessa, no? È un concetto un po' vago, però in questo caso invece può essere determinato. La proprietà fondamentale dell'infinito non è l'illimitatezza, il fatto che non sia illimitato, è il fatto che sia indivisibile. C'è la proposizione 12, la proposizione 13, no? Il primo libro delle lettere, il primo è indivisibile. Allora, anche questa è una definizione. Cui indivisibile è una non definizione. Che cosa significa in positivo il fatto che una cosa sia indivisibile? Significa che l'intero è sempre contenuto in sua parte. E la definizione di infinito, di insieme infinito, da parte di Kant, Corrispondenza più univoca da è un suggerimento, eh? Quindi è la definizione di Cantor-Dedekind, per cui dice essenzialmente infinito. Quello in cui la potenza dell'intero è sempre equivalente, equipotente alla potenza di un risultato insieme. Questo significa, in termini globali, cioè che se noi abbiamo un insieme indivisibile di 10 unità, quindi diciamo la potenza cardinale è 10, ognuna di queste unità si compone di 10 parti, sono equipotenti. Questo significa che, e di qui viene poi la cosa del transfinito, questo significa che la potenza delle parti per l'unità è infinitamente superiore a quella dell'intero, per cui l'intero si espande. Questo è il concetto di transfinito. C'è una forza interna, una potenza interna negli insiemi infiniti, tale per cui l'infinito si espande perché la potenza dei sottoinsiemi è superiore a quella dell'intero. E questo è un concetto adeguato di causa sua, di una cosa che causa se stessa, moltiplica se stessa, si espande da sé. La potenza delle parti è uguale o superiore a quella del Ok, tutto. è un No, 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 ma suggerimento. è molto interessante. È un È suggerimento. molto interessante. No, ovviamente oggi, diciamo, era più su Crescas, diciamo, Vabbè, certo, questa è ma... più storica, però appunto come stava dicendo Francesco, No, insomma, no, si ma... desiderava far restare. Ok. No, ma grazie mille.
no, grazie a te perché è stata veramente una cosa molto, molto interessante. Molto andare. Cioè, mi devi scusare perché avevo previsto quello di qua. Ok. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti, arrivederci. Io ti faccio giusto una domanda che in realtà è una curiosità, perché al di là del fatto che ovviamente bisogna vedere quello che tu hai detto alla fine, deduciamo che Spinoza abbia letto approfonditamente Crescas, ovviamente è già un problema di suo, perché il fatto che venga citato anche con cognizione di causa, ovviamente non significa che potesse avere a disposizione tutta l'opera, anzi, penso che sia abbastanza deducibile il contrario. La mia domanda era: tu hai fatto riferimento a un periodo storico abbastanza preciso in cui esce fuori la necessità di riflettere sulle fonti ebraiche di Spinoza. Partiamo da Yoel, Sì. Neumark, fino ad arrivare a Wolfson, che è un po' la fonte principale, Sì, più che il saggio su Crescas, il volume sulla filosofia, i due volumi sulla filosofia di Spinoza. La prima domanda, che penso abbia già una risposta, che forse non siamo d'accordo su questa cosa, io la vedo, leggermente come un tentativo abbastanza nazionalistico di fare un certo tipo di da parte di Wolfson. discorso da parte di Wolfson, da parte di Neumark, da parte Sì, anche sì. di Yoel, ovviamente, quell'ambiente ebraico lì, che però viene relegato abbastanza al discorso americano, comunque un ambiente anglosassone. Neumark era tedesco, però Sì. comunque mi sembra che poi vada in America, che queste cose escano pure in America. No, penso In che sia stato pubblicato in Germania, il Germania, ok. saggio poi sì, questo credo. Hai trovato nelle tue ricerche su Crescas, più che su Crescas e Spinoza, un tentativo di ricomprenderlo all'interno della scienza dell'ebraismo che viene elaborata soprattutto tra Berlino e Francoforte, Rosenzweig, quegli ambienti là, negli anni 10 e negli anni 20? Perché questa potrebbe essere un modo per per sostanziare in maniera un po' più forte il tentativo di Wolfson, che alla fine è dire: vabbè, Spinoza prende quello di Sì. Sadia Gaon, quello di Ibn Gebirol, che Allora, oggettivamente ti rispondo con una risulta un provocazione. po' Sì, ti eccessivo. risponderei con una provocazione. Magari quel tentativo è eccessivo, ma tu non pensi che allo stesso modo anche molti tentativi di schiacciare Spinoza su Cartesio, di schiacciare Spinoza sulla scolastica latina, cioè, diciamo, da questo punto di vista, a me sembra che Spinoza sia sempre tirato un po' per la calzetta, diciamo, da diverse, cioè è sempre stato così, Spinoza è sempre stato Però utilizzato Spinoza sì. per tutti i fini possibili e immaginabili. Quello che è interessante allora per noi oggi, nel 2023, secondo me, questa è la mia prospettiva di spinozista, cioè accettando il fatto che dagli ebrei è preso come ebreo, dai cristiani come cristiano, dai marxisti come marxista, dai fascisti come fascista, diciamo, alla fine la cosa interessante è vedere più le compenetrazioni che si creano. Quindi se un cristiano riesce ad essere d'accordo con un ebreo su cosa Spinoza avesse detto, là ci si può iniziare a fare una domanda e essere più vicino alla verità, se esiste una verità, secondo me. E comunque gli studi dei pensatori ebraici sicuramente hanno aperto delle prospettive, ad esempio su Crescas, che non sono mai state aperte da studiosi di altre nazionalità, da altri tipi di scuole. E questa è una mancanza grave per chi poi va a criticare i pensatori di alcune correnti di pensiero di aver tirato Spinoza da una parte. Cioè, se è pericoloso l'aver tirato Spinoza da una parte, le cui conseguenze non ci piacciono, non possiamo però far finta che non avesse detto Crescas. Allora, perché non ne ha parlato nessun altro se non gli ebrei? E dovremmo riflettere, secondo me, come pensatori spinozisti sulla responsabilità politica di fare determinati studi a partire da determinate conseguenze e sulle mancanze che poi si vanno a creare nella letteratura secondaria a partire da quelle scelte che facciamo. Ok, forse Solo io c'è, cioè, nel non senso. scusa se rispondo alla tua No, risposta. ma non era rispetto a te, era rispetto No, a.
Certamente Wolfson. La mia perplessità è che questi studi vengono ignorati stesso nella ripresa della scienza dell'ebraismo. Tu trovi Maimonide in relazione alla filosofia, non trovi altri autori. Sì, sì. Perché ovviamente nei confronti di Maimonide c'è una derivazione diretta, provata e un confronto. Sugli altri autori resta Beh, un po' il Crescas, dubbio che potessero... Però... Cioè, ti invito a leggere Lo Adonai, che sono 300 pagine, e poi perché non ho avuto tempo di leggere tutte le citazioni, ma ci sono dei passaggi che veramente sembrano ritornare in maniera veramente simile, e a partire dai quali la domanda si pone, dato che comunque Spinoza è sempre parco di citazioni, quindi quando si ritrova Rav Gazdai citato così con la citazione, significa che comunque avesse accesso a qualche tipo di testo e avesse comunque letto. E secondo me è interessante, ecco. Mentre su tante altre referenze siamo pieni di studi, su questa ne abbiamo pochissime nel versante spinozista, ben vengano altri, per non lasciare soltanto a un tipo di reinterpretazione di Spinoza in rapporto al pensiero ebraico, che magari... E secondo te come poteva circolare? Come poteva averlo letto? O aveva una copia... Comunque circolava. Crescas dalla... era... Sì. Crescas comunque era conosciuto dagli studiosi, era interdetto per alcuni per motivi naturalmente politici, però comunque, ad esempio, Spinoza ha nella biblioteca Isacca Barbanel, per esempio, il padre di Leone Ebreo, che non ha quel testo lì, ma in un testo di Barbanel critica apertamente Albo, Joseph Albo e Crescas. Non potrebbe aver letto Crescas da lì, cioè in maniera indiretta. Potrebbe. Questo potrebbe essere sì, un... Sì, però per esempio l'esempio dei raggi, l'esempio del... Cioè ci sono... E sono su parti diverse del testo. Quindi se ritornano, mi sembra difficile che Spinoza avesse letto soltanto una parte. Anche perché alcune sono veramente ininfluenti per questioni teologiche, quindi è difficile che lui avesse letto questioni, ad esempio, matematiche o rispetto alla misura o alla quantità, ne avesse letti su studi ebraici, teologici, che potevano aver criticato Crescas. Quindi mi sembra più plausibile che lui fosse interessato anche a quel tipo di argomentazioni e che quindi se avesse avuto a disposizione il testo sarebbe certamente più, diciamo, coerente la storia, ma... Comunque sono all'inizio, cioè, no, quindi una anzi, non mi farebbe piacere se altre persone si interessassero all'argomento, perché c'è molto lavoro da fare. A casa. Diciamo, il problema lì del dire questa è la fonte è sempre che noi abbiamo due intelletti finiti, abbiamo conoscenza, certo. Cioè noi possiamo vedere la corrispondenza tra due cose, ma non possiamo tracciare la genealogia, si potrebbe... Però, insomma, se tu dici che io non ho mai aperto, che le corrispondenze sono molteplici, quindi non solo su un punto, e puntuali, per cui c'è il punto lì, leggendo, bisognerebbe fare anche un po' una cosa più lunga prima, anche parlare troppo facilmente di influenza, no? Nel senso, al di là dell'influenza è una categoria sì. causale semplificatoria, però al di là di questo, cioè, quali sono, che cos'è che ti permette la condizione di ignoranza di dire che una cosa è una fonte? Il fatto che ci sia una corrispondenza precisa e che non ce ne siano altre, o immaginabili. Però il problema, appunto, è quello del dire che non ce ne sono altre, e quello lì è un po' quello che può produrre, no? un effetto, e quindi è lì che è un intervento metodico di verifica della presenza, cioè di testi in biblioteche o altre. Quindi per questo io dicevo, visto che è un lavoro. Questo è il mio modo di sentire, non vorrei che fosse registrato, però pure noioso da fare. Cioè, se opti per la versione storica, cioè farlo sapendo a quello che va incontro, ma facendo tutto quello che è necessario fare per provare la cosa. Sì, sì, no, però ma evita. Guarda, dal mio punto di vista, anch'io vorrei che questo non fosse registrato. Però, no, dal mio punto di vista, la cosa interessante è mostrare. Provarci dal punto di vista veramente filosofico, teoretico, come la questione dell'infinito attuale
trovi in Spinoza, cioè il ragionamento sul concetto di infinito attuale, trovi Spinoza il maggiore esponente, punto di convergenza della tradizione precedente nello sviluppo, nel rovesciamento dell'opinione aristotelica da una tesi all'esatto opposto. No, per fare la tesi di filosofia teoretica sull'infinito, cioè in cui prendi esempi, casi esemplari in cui Spinoza lo provincializza, ora finora ho studiato Spinoza, perché ha parlato di Spinoza, eccetera, ma approfitta per fare prendere Leibniz, che per il resto hai già citato, no? Cioè fai che Spinoza sia un capitolo della tesi, cioè devi un po', però non voglio insistere, Sì, cioè no, è diciamo. solo che adesso consigliamente è uno molto carino. Però di Allora, ottimizzazione degli sforzi. diciamo, per il momento io non penso alla tesi. Primo anno, cioè nel senso, primi 2 mesi. Infatti leggi a grafico. No, no, nel senso, io per il momento sono alla ricerca. Faccio il ricercatore, non so cosa ho perso, però sono, cerco. E ho trovato questa corrispondenza del manoscritto di Cantus. Quindi mi sono interessato a questa cosa in maniera proprio umana per interesse personale e ho iniziato a ragionare sul rapporto tra la matematica contemporanea e Spinoza. Ho visto che c'erano tanti studi, ho iniziato a leggerli e a un certo punto sono arrivato a un punto in cui avevo una bibliografia secondaria, ho fatto la tesi magistrale e ho detto che okay, su questo, se voglio andare oltre, diventa più difficile, una potenza maggiore di infinito, diciamo, no? Poi, diciamo, contingentemente ho trovato la corrispondenza tra Spinoza e Crescas a partire dalla lettera 12 e quello, ho iniziato a studiare quello, adesso sto studiando quello. Ci sono studi sempre più limitati, più vado avanti, e quindi a un certo punto magari sì, dovrò scegliere su cosa scrivere nello specifico, ma per adesso esploro. Poi, se volete esplorare, cioè questa è, diciamo, la provocazione, secondo me è molto interessante e ci sono pochissimi studi, se volete. Cioè, se vi interessa il tema, ne sarei molto felice perché da solo, come emerge ogni volta che ne parlo, è impossibile, è un lavoro infinito. Collaborando nella ricerca scientifica si possono trovare molte cose interessanti. Io posso la domanda. Belli. No, no, non è un intervento, in verità, cioè vorrei ascolta quello che vorrei spezzare una lancia in tuo favore, cioè è chiaro, così comincia la ricerca. Se tu riesci a mettere da parte, alla fine, metti da parte quanto più materiale possibile, non è detto che alla fine me ne riesci a fare un caso convincente per il quale obiettivamente Crescas risulta essere ora in via diretta o indiretta, può essere l'ultima cosa che uno poi alla fine va a dimostrare. Di determinate prese di posizione sull'infinito, che secondo me sono interessanti per sé, ma il lavoro storico, secondo me, io l'ho trovato convincente, parte bene. È chiaro che poi, come cioè, bisogna tagliare l'albero da qualche parte, Spinoza leggeva tante cose, tante altre, è chiaro che poi, insomma, creano degli ambienti che per un motivo o per l'altro tirano più acqua al loro mulino che non, ma non è necessario comunque, c'è cioè un lavoro di dottorato, alla fine necessariamente uno deve focalizzarsi su qualcosa di preciso, quindi no, io ho trovato interessante, istruttivo e convincente. Grazie. Sì. Discorso, ed è anche bello perché insomma, si fa riferimento no, a tardi però quello ha soltanto un valore molto stamattina. quello ci dice che cosa sicuramente il periodo aveva in casa, ma non che cosa avesse necessariamente letto. No, ma anche perché penso che fosse un lettore più avido di 160 libri in una vita, quindi. Magari anche come qui. Perché, cioè, non sappiamo neanche se poi gli ha letti, se li ha Se venite a fare una spogliati. foto alla mia libreria, non so Quindi, che figure ci faccio. Magari, no? no, Sono centinaia di libri, ma boh. ecco, no, sono di troppo. Chissà quali ci sono, non lo so Sono d'accordo nemmeno. sul fatto che, cioè, sono d'accordo sul fatto che in un certo senso necessariamente dovrà essere sfondato da qualche parte, mettere insieme nello stesso testo Cantor, Crescas e Spinoza può rivelarsi problematico, però insomma senz'altro lì c'è del materiale Tutti a casa per le vacanze.
tutti si leggono. Se tu c'hai il PDF da sbirciare, lo posso mandare direttamente sulla mailing list, così mi arrestano. Ok, mannaggia, regista due. No, vabbè. Grazie a voi. Io lascio insomma aperto, facciamo subito, sì, perché c'è gente che sta